Nuovo qua. Sì, ragazzi. Nuova live, gioco semi sconosciuto, come l'ho definito nel titolo. Perché? Beh, partiamo da queste cose molto principali. The Last Remnant uscì su PC e Xbox. E fu accolto in una maniera talmente tiepida dal pubblico che praticamente non lo considerarono. Ok? Aveva alcuni difetti grafici e aveva detto bentornato e questo lo bloccò. Perché lo bloccò? Beh, partiamo da questa base. The Last Remnant uscì a ruota a Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII forse è uno dei flop più grossi mai fatti da Square Enix. E la gente aveva paura, terrore di tornare su un gioco che poteva essere un flop. Quindi Last Remnant fu accolto veramente in maniera molto molto tiepida. Questo bloccò addirittura la sua uscita su PlayStation 3. Quindi praticamente da una parte è stato considerato un mega flop. Il sistema di combattimento è un ATB strategico. E voi pensate che il primo fan di questo gioco e che voleva implementarlo nei Final Fantasy fu proprio Nomura. Ragazzi, si parla del character design principale della Square. Adora il gioco, ha sempre spinto per implementarlo. Non ci sono mai arrivati. Purtroppo, invece, in casa Square sono rimasti, diciamo, tiepidi anche loro, mettiamola così, sul sistema di combattimento, che in realtà è la parte che ovviamente tutti i fan hanno adorato. Appena lo vedrete, capite che è tattico, non semplice, strategico. Hanno unito l'ATB di Final Fantasy X con quello di Chrono Trigger, fuso, fondendo, hanno tirato fuori un sistema di combattimento eccellente. La difficoltà che hanno riscontrato di più, però, è mantenere il livello di difficoltà sempre alto nel corso del gioco. Ovviamente, quando arrivi ad avere un certo punto, una certa squadra con un certo livello, sei un tier, non ti fermano neanche se preghi praticamente. Quindi, facendo così, hanno ridotto che ad alti livelli, se fai tanto grinding, tanto farm, troppi. Cioè, arrivi a un certo punto, con due mosse puoi uccidere un mob qualsiasi. La storia è molto carina. Possiamo dire che, per certi versi è superiore a altri titoli Square. Ok? La cosa che è piaciuta molto è il fattore proprio della storia come si intreccia con poi il sistema di combattimento. Voi pensate che doveva essere un titolo esplicitamente dedicato al mercato occidentale ed è andato un botto sul mercato invece asiatico. In Giappone lo hanno venerato. Sul mercato europeo e americano invece è rimasto parecchio in sordina. Ora è stato rimasterizzato su PS4. Su PS4 hanno fatto un po' una cavolata. Ovvero hanno preso la versione 360 dell'Xbox, ci hanno messo le texture di quella PC e hanno fuso. Niente di eccezionale, però si mantiene ad altissimi livelli. Vi posso dire che se andate a cercare il gioco anche su Metacritic, noterete che il Metascore europeo è basso, siamo sul 66 medio. Lo user score è 8.3. Una marea, perché è piaciuto moltissimo. Addirittura pensate che Famitsu, per farvi un nome, gli ha dato più di 80. E si sa che è una di quelle riviste Famitsu che di solito ti tronca le gambe. Sistematicamente ti ammazza. Lo hanno adorato. Tutte le riviste europee lo hanno invece troncato. In Italia, Multiplayer.it gli dette un voto alto, gli dette 8, ad esempio. GameSpot gli dette 6,5. Su PC poi sono tutti voti sull'8, B, A, è alto. Perché è così alto? Perché dovrete vederlo. Semplicemente questo è uno di quei giochi che vanno provati. Wow, bella old fox patato! Aspettavo proprio te per partire. Se volete clippare tutto questo pezzo qui e pubblicizziamo come noi parliamo dei giochi, fatelo pure, ragazzi. E noi intanto entriamo in game. Ok, allora, voi pensate che il launcher
Lancer, scusate, era fatto talmente bene per l'epoca che lo hanno riutilizzato anche su Final Fantasy X Remastered, Final Fantasy XI. Quindi è stato veramente ripristinato a tempo di record. In più, allora, era con i testi in italiano e il doppiaggio in giapponese, quindi era già un multi. Abbiamo la possibilità del surround. E ora andiamo a sistemare anche un po' tutte le qualità, perché immaginatevi un gioco dell'epoca parte con questi effetti. Cosa succede? Queste cose qui. Ok. Ora andiamo a abbassare un po' l'audio perché mi sembra un filino alto, o è la mia impressione? Ok. Almeno facciamo un secondo, un riavvio veloce prima che scoppi e salti in aria tutto. Allora. Come ti ho detto, Old Fox, ho fatto tutto di volata ora apposta, in modo in maniera che si potesse incentrare il tutto. Allora, vediamo se però va a supportare effettivamente le sue risoluzioni in HD, perché c'è da vedere anche quello, eh. Perché di base non nasceva così, per nulla. Di base nasceva con texture standard, diciamo, per l'epoca. Allora, abbassiamo un po' i volumi e vediamo se le ha prese. E va bene, l'ha fatta. Ah già, uno dei problemi principali fu che è stato il primo gioco ABO. È stato, ok, ha preso tutto, perfetto. È stato il primo gioco di Casa Square a utilizzare il motore Unreal. Abituati ai loro codici sorgenti, ragazzi, alla Square sono impazziti, non riuscivano a far andare le texture. Ok, minimappa. Ah, i volumi qui li sistemavo. Riuscite a sentire l'audio del gioco? La partiamo. The Last Remnant praticamente è quello che doveva essere Final Fantasy XV. Capirsi? Nomura lo ha adorato per tanti motivi. Ha avuto però troppi contrasti dalla dirigenza giapponese. Che ci vuoi fare? Intanto, dopo il flop di Final Fantasy XIII, loro si misero, Ueda, si mise a studiare questo gioco che stai vedendo. E voleva ripristinare delle meccaniche vecchie, però portandole nel futuro. Ora, appena vedrete il sistema di combattimento, secondo me rimarrete scioccati, perché appunto è un ATB multistrategico. Bravo maledetto, diglielo! Ok. Ovviamente immaginatevi che questo motore grafico appunto è del 2008, quindi ha 11 anni questo gioco, ragazzi. Partiamo sempre da questo presupposto. Anche. Ne hai troppe, ora ti banno, Old. Faccio il ban della vita.
Allora, quello che vedete ora, questo, è un remnant. Più avanti capirete cosa è un remnant. E penso sia una delle armi più fighe che abbiano mai pensato. Raffle, ma serve un moderatore. Appena arriva il nostro caro Rezna, te lo facciamo fare subito. Detto, spamma la diretta, vai vai, spamma, spamma. È un cannonazzo ignorantissimo. Non posso, Hold, solo i moderatori possono farlo. Allora, stiamo entrando nel gioco, ok? Classico filmato di presentazione. Musica ignorante e schitarrata. Come funziona? Ordine di combattimento, ok? Con le frecce cambiate l'obiettivo. Giù e giù scorrete la lista dei progetti, delle, scusate, dei combattimenti dell'ordine, ok? E poi con la A, classico. Quindi, come vedete qua noi possiamo gestirci gli avversari, ok? Partiamo centrando questi davanti, con che ordine li diamo? All'attacco, arti mistiche, arti guerriere. A seconda dei personaggi che avete, vedete, qui abbiamo tutti guerrieri principalmente. Mazzao Erasmo Patato, mazzao. Partiamo con questo. Allora li facciamo cambiare, li puntiamo a quest'altro. Attacco, cosa hanno loro? Armi e un mago. Perfetto, lasciamoli liberi. Loro li facciamo centrare il medesimo bersaglio del primo. Quindi arti guerriere. Loro li mandiamo in copertura. Quindi attacco con le arti guerriere di fronte. E loro mandiamo a prendere gli ultimi che mancano. Siete pronti? Mazzao, partiamo! Mua, ciao Kyo! Ed ecco il combattimento. La difficoltà sta tutta nel pensare cosa può succedere. Qua vedete attacco laterale. Potete fare attacchi alle spalle. Potete fare in coccio, potete andare contro l'avversario, come qui, interferenza, perché l'avversario si muoverà. Più avanti avrete un'abilità simile allo scan di Final Fantasy, che vi permette di capire dove faranno i movimenti i personaggi. Bravissimo, maledetto. È proprio quello. Quindi come sistema di combattimento, in Giappone lo hanno adorato. E sinceramente mi piace parecchio. Avrei veramente preferito che Final Fantasy XV fosse così. Vedete, ora loro attacchi laterali. Sopra vedete che c'è una barra, il morale. Più venite sconfitti o quant'altro, e più ovviamente cala. Ora vedete, mi dà l'ordine. Gaelbog, fuoco. Pronti? Ecco la tamarrata definitiva. Ci giocai all'epoca. Bello, vero Erasmo? Ecco la tamarrata definitiva. Ale. Bravissimo, c'è anche in Valkyria Chronicles.
Questo è l'effetto, quello che vedete qui, che fa un Remnant. Nel Revolution, non mi ricordavo c'era anche nel V, più o meno c'è in tutti, c'è anche in Chrono Trigger. Chi cazzo sei? Che cazzo fai? Che cazzo vuoi? Chi sei? That's what I should be asking you. Wait, hold on. Barrett in confronto è una mezza sega. Allora, Pelatuzzo mio, come stai? Tutto bene, Erasmo? Allora, ora adesso, ovviamente, sì, dovrebbe. A giocare è uno dei miei giochi preferiti in assoluto, non sto scherzando. Cioè, dopo la serie classica di Final Fantasy, penso che con questo la Square ha toccato un apice che... Veramente, ho sperato anni che facessero questo sistema sui nuovi Final Fantasy, mai stato accontentato. Sperato nel sequel, però purtroppo non c'è stato. Ciao Yux, benvenuto patato! Che succede? Succede che sei un pirla. No, ma va? Ma questo non sa neanche che è cascato in una caverna. Quanto sei pirla da 1 a 50? Ma figurati patato. What do you mean, spy? Think about it, genius. Why else would you be on a battlefield? Erasmo, di questo gioco cosa ne pensi? I'm just looking for my sister Arena. Arena? What's your name? Vai tranquillo. Rush, Rush Sykes. Rush. Ma va, siamo cascati sotto. Cosa sarà mai questa caverna? Ah, è una caverna. What happened to her? Visto, ragazzi, anche uno che non era del suo genere ci si... Sapete cosa vuol dire a livello user experience una roba del genere? Hai fatto praticamente centro. E purtroppo, ragazzi, fece il fail la versione Xbox. La versione PC su Steam ha venduto una marea di copie. Veramente una marea incredibile. Tuttora fu cancellato dalla Square Enix su Steam. La Valve è riuscita a trovare un accordo per distribuirlo tramite i loro server. Praticamente hanno fatto jackpot. Ovviamente, come tutti i JRPG di casa Square, questo gioco ha tanta storia. Tanta tanta. Questo l'avete già visto in un altro Final Fantasy. Quando comprerò la scheda di acquisizione, più che volentieri, maledetto. Se vi iscrivete al canale ci sta che mano a mano, ragazzi, se fate l'abbonamento riesco a comprarla. E poi c'è, ragazzi, un mind blow in questa storia che non vi voglio dire, che tipo rimarrete così 10 minuti. Poi dopo ripartirete. Questo gioco al momento, versione PC, lo trovate intorno ai 9 euro, più o meno. Mentre la versione Xbox la potete trovare usata anche a 2-3 euro, la versione PS4 mi sembra stia intorno ai 19, remastered, che è uguale a quella che state vedendo ora qui. Eh sì, certo. Ora vedrete già una tamarrata decorosa. Baumut, scansati. Crash!
uno dei cattivi più fighi, eh. Ve lo posso garantire. Proprio cattivo. Lui è nel via di mezzo a Azazel di Soul Calibur e Xeroth di Kingdom Hearts. Sapevo, pensavo che fosse anch'io a dirla invece di te, però. Quindi vi ricollegate esattamente all'inizio della storia. Si sono ispirati a lui. Il 13-2 è uscito dopo della Stream. Guardo male. Dovrebbe essere il 2010, mi sembra, il 13-2. Perfetto. Allora, poi ora cosa succede? Vedrete un altro sistema di combattimento. È una cosa molto importante. Allora. Perfetto. Qua cosa succede? Qua abbiamo i grandi salvataggi. Poi funziona l'europea, quindi con la A potete interagire, con la B invece uscite dai messaggi. Perfetto, legati al Remnant. E lui droppa un bello spadone. Come vedete, il sistema grafico dei personaggi è identico ai Final Fantasy. Cosa cambia? Che qua avete la sua dotazione del protagonista, ok? E i membri del gruppo, che potete appunto poi esaminare, cambiare lo stile di combattimento. Quindi magari vi fa più comodo che lei combatta a due mani, quindi utilizzerà un'arma a due mani, oppure ha una mano e quindi ha una mano libera a colpo. E qua potete vedere tutta la lista delle sue abilità. È una cosa devastantemente lunga impararla bene. Arriverete a un punto poi che giustamente ci avete fatto il callo, mettiamola così. Ecco il nostro primo avversario. Altra cosa, qua i mostri, guarda, ecco qui, questo è un dato importante che vi dovete ricordare sempre. Il mob, questo gioco, vi vede, ok? Come fosse, diciamo, un horror, ok? Se non vi vede e voi riuscite ad attaccarlo in tempo, con la RT appunto, siete voi in vantaggio, altrimenti partite con il morale in svantaggio totale. Mua! Rezla, sei appena arrivato e ti devo dire una bella cosa. Fai partire un raffle. Quindi voi arrivate alle spalle. Ok? Troppo vicini. Ok? E lui vi inizierà a inseguire e attaccherà per primo. Quindi potete o aspettare che lui si resetti, oppure cercare di colpirlo per primo.
Questa è una aggiuntiva al combattimento. Chissà dov'è Old Fox. Ok, come vedete loro in realtà sono diversi, non è un personaggio solo. Quindi attacchiamo. Poi qua avete lo stato. Io posso andare con l'attacco e lei con la spazzata. Oppure di qua lei va col patto diabolico. Ok, proviamolo. Patto diabolico era tamarrata e indecorosa. Lui ci aggancia alle spalle, al suo attacco e fine. Quindi, quando c'è l'aggancio, ok, siete obbligati a combattere, non potete più sganciarvi, a meno che non ci sia un'unione ancora più vicina, che magari vi ha attaccato, ok? Vai, Rezna! Cosa succede? Siamo feriti? Possiamo recuperare. Ora noi non ce ne frega, qua invece tenete alti punti vita, quindi state in parata fondamentalmente. Un sistema facile. La difficoltà è veramente legata solo e esclusivamente al fattore della strategia che dovete andare a applicare. Lo compri allora, maledetto? Something's wrong. Giustamente. Non mi ricordo se accade qui. Però delle volte capiteranno dei join. Quindi personaggi che sono nella mappa che si uniscono a voi e potete proseguire quindi il combattimento. Quindi aumentate la squadra. Oh, Hard minchio a 5000 patate! Hard minchio! Partiamo con un attacco normale. Engage frontale. Proviamo la carica. Schiva e schiva. Niente. Quindi siamo obbligati a... Cos'è questo potere? Che ovviamente è il... Una tamarrata devastante. È normale, qui è fatta apposta. In realtà lui è uno di quelli che non schiva praticamente mai. So, your talisman's more than a fashion accessory after all. Come trasmissione terminata? You did not have to come all this way for me. Please accept my apologies. Come è terminata? Io mi vedo online. Tranquillo e beato, anzi. He claims to be the son of Dr. Sykes. Ah, minchia, mi ha preso 4 infarti in un colpo solo. I see. Ragazzi, come mi fate prendere questi infarti? Prova a fare un refresh, maledetto. Allora, Kyo, cosa ne pensi te che sei un fan dei JRPG di questo gioco per ora? Giabba! Mazzao patato! Bentornato, come stai? Passata la febbre? Bravo. Puoi scrivere al pirla di Old Fox che stiamo per far ripartire un raffle. Oh, bravissimo, meno male. It's fine, Torgo. Thanks a lot.
I chased that weird flying thing here, but I didn't have a clue where to go next. Scrivi a Old Fox che stiamo per fare un raffle. A proposito, mi fai uno shout out a Erasmo, please. Da David a Dave, che fa figure di merda. Un raffle è una cosa randomica, ok? In cui si dà quei 5.000 punti, è una lotteria. Ragazzi, qui il medaglione. Ok, la mappa è fatta tipo Pangea. Ora abbiamo solo queste due zone. Aprendo, come vedete, il mondo è una mappa praticamente unica. Vi muovete tramite quello. Sì, ma scrivili uguale, Jabba. Tanto lo trovi. E come vi ho detto, voi pensate che il gioco, utilizzando il motore di Unreal, ebbe una marea di problemi, perché i giocatori della Square Enix non sapevano usarlo. Fate voi a che punti erano all'epoca. Si vede poi con Final Fantasy XIII il flop devastante, no? Ha sbagliato, voleva mandare a Jabba. Bravissimo, vedi che io le capita al volo. Rush, we have prepared a room for you within the castle. Lui con quattro mani, ragazzi, quando tira fuori le spade da ride. You must want to rest to recover from your presumably arduous journey. So I just sit on my butt and do nothing? Yeah, right. I'll go find those guys myself. Vabbè, la vecchiaia, maledetto, capisci, no? Povero Erasmo, anche lui inizia a avere i suoi anni, insomma. Ecco, non la volevo dire, l'hai scritta te, Erasmo, eh? L'hai scritta te. A cena. If it's information you seek, there is a certain pub in Virtus Parish you come to the castle if you need anything of us. Sì, sta cenando e poi arriva Jabba. E poi va in live dopo di me il Reznor. Non so cosa porta, ho già paura. Ho veramente tanta. Allora, altra cosa importante di Last Remnant sarà il fattore. Con questo qua trovate la mappa e quindi vedete, ok, dove potete andare e muovervi al volo. Altrimenti potete tornare direttamente sulla mappa della città. In alternativa, ora sto un attimo vaneggiando io. Perfetto. Avrete a breve un journal, ok? Qua avete la mappa in semi sovraimpressione. Qua ovviamente potete comprare le varie armi e vedete anche le differenze, come potete vedere qua sopra, che vi manda. Ok, allora è tornato il nostro caro Reznor, quindi perché è tornato rifacciamo, vabbè, raffle. E vediamo stavolta se cambia. Allora, poi, sempre qui, il menu appunto cambia con... vedete, oggetti vari e quant'altro. E vabbè, sei tornato, quindi. Qua giù abbiamo l'emporio, cura foglia, erba, acqua ricca che è, e vedete. Qua potevate anche mixare le varie, i vari prodotti. Qua avete il fabbro,
e tutti questi coi pallini potete parlarci. Molto simile, maledetto, bravo. Qua abbiamo questo spadone e lo scudo, quindi potete passare a essere a Riborda Rezna. Potete quindi passare anche a cambiare. Ad esempio, io mi ricordo una volta che l'ho avviato, lo feci lui mago, completamente mago rosso. Era da ridere. Sì, Rezna è strascriptato. Lo ammetto. E qua vedete anche appunto il Mega Remnant. Si chiama Valeria Hart. Lo spadone a quattro mani. Ti hai capito cosa intendo? Goat Simulator. Già, ma perché non lo porti te? Qua giù avete vari bazar. Poi, come vedete, finché sono con il fumetto bianco sono conversazioni, ok? Quando invece andrete con il fumetto rosso vuol dire che c'è una tipologia di azione, quindi una quest o qualsiasi altra cosa. Ma scusami, 4 giga non ti gira God Simulator? Allora, qua andiamo alla locanda. Quindi andiamo al nostro punto di missione. Vedete, quello in rosso vi dà la quest. E ora vedrete anche una cosa simile a Final Fantasy X a breve. Qua giù, vabbè, c'è tutte le varie spiegazioni della mappa, siamo ovviamente all'inizio e quindi giustamente spiegano. A quello fai bene. Allora, guardate cosa c'è qui, eh? Siete pronti? Ora Kyo secondo me piange. Perfetto. Peccato, non riesco a fartela vedere ora. Devo uscire, finire la missione e tornare. Ah. Eh sì, eccolo qui. Sono tutti qua. È una razza, guarda, eccolo qui, Giabbato. Allora, dove dobbiamo andare noi? Perfetto. Andiamo al castello. Guarda, devo uscire di qui e rientrare. Qua è bella sta musica. Ah, io direte Pagus. Giustamente. Madonna, com'è lenta a parlare lui, ragazzi. And the other thing? We've also received reports of nocturnal activity near the Robelia Castle ruins. The ruins have long been a dead. Yeah, non c'è pezzi, non azzeccheranno mai il maledetto col virtuoso. Not what? Who? A trusted source informs me that Athlumian
soldiers have been seen leaving the ruins. That certainly is interesting. Hey, thanks, Pagus. I'll go check out those two places right away. E certo, da solo, così muori subito. My generals shall accompany you there. Maintaining the peace and stability in Arslan is our duty. Piton? We cannot stand idly by while she is threatened. What's more, Master Rush is the son of the world famous Remnant researchers. E già qui pensate a questa frase, segnatevela qui, eh. Such an important family. My apologies. We had your background checked. I'm used to it. Having famous parents isn't all bad, you know. It's all right, Emma. Go ahead. Yes, my lord. Con l'attacco al muro ci si può sta. Contact the Academy branch in Cella Palais. I informed them that we will be taking care of Rush. You talked to the Academy? Ah. That's a relief and a half. I'd given up trying. Esatto, su alcune cose sì. Però effettivamente ha quelle cose in più. Diamola così, soprattutto la trama. Ah, probabilmente prossima volta andremo su tipo Phantasy Star. Ora vediamo. Quello per Ziga. Dreamcast. Bear in mind the Sykes are presently involved in top level research. It may take some time for them to respond. Until then, I will assist you by any means necessary. Sounds good to me. Vai, Jabba, dopo. Ok. Quindi. Dove andiamo? Decidete voi, ragazzi. Andiamo alle caverne a cercare la ragazza o andiamo prima a briscolarci un po' alle rovine? Sappiate che una non esclude poi l'altra, comunque. Io, la scelta va anche a te. Rovine. Maledetto. Andiamo a picchiarci a sangue le rovine? Vai. Ok, ha aggiunto un plotone. Perché? Perché ci saranno diverse squadre a un massimo di 5 personaggi a volta. Ok. Con lui solo quello? Perfetto. Ciao. Allora, direi che è bene un attimo equipaggiarsi un filino prima di uscire. Sì, visto che si va a picchiarci a sangue subito, no? Per esempio, la Sarissa occupa una mano intera. Ah, direi di prendere intanto uno scudo. Almeno quello per iniziare. E ora andiamo a fare il Final Fantasy di turno. Cosa succede in Final Fantasy? Esplora. Ok, quindi non dovete fare i grupponi. Perfetto, quindi qui lui vi dà la prima volta le arti mistiche.
e vedete tutta la mappa. Arti di Rush, scintilla, toè, e poi l'omni attacco, ok? È uno dei motivi che mi spinsero a farlo mago, perché lui parte già abbastanza cavolato. Vedete? Così abbiamo un vantaggio. Perfetto, vedete? Lui ha il consiglio, ovviamente. Quindi attacchiamo con le arti mistiche. Preciso. Poi più mostri della solita linea fate, ok, più è alto il drop. Quindi se io la vado qui, e questo tra l'altro mi sa che l'ho preso alle spalle, vediamo un po'. No, faccio più vantaggio di distanza. Ah, quella cosa lì non ve la spiegheranno mai all'inizio del gioco. Perfetto, vedete, ve la spiega ora. L'occasione critica. Medesima cosa, difesa critica. Perfetto, i primi nostri drop. Che bello. Di classe. Ora qua, possiamo proseguire. Chiusa una porta, si apre un portone col mostro, che ci ha già visto ed è incavolato. Vedete, le spalle incrociate vuol dire che se ci targhetta, mi è pelata. Ci prendeva piano, si partiva in svantaggio, eh? Allora, per farvi vedere la differenza, attacchiamo normale e poi dopo salviamoci. Ecco, invece no, sciottiamolo. Accanimento, ragazzi, vuol dire che gli avete fatto una marea di danni. Vedete, sotto tiro. Lui ci sta guardando, ma noi prima di tutto andiamo a aprire qui a vedere che c'è. Una foglia d'erbe rilassanti. Bellino lui. Ma non c'è niente. Ok. Bravo, bravo, il sottolo. Allora, andiamo con l'attacco normale. Vedete, non li sciottiamo. Ah, era RT. Attacco laterale, quindi posso fare più danni. Semplicemente. Quindi Rush migliora. Cosa ne pensate allora di questo JRPG, ragazzi? Beh, seriamente, voglio proprio sentire il vostro commento. Di tutti, di Hughes, se Erasmo c'è ancora. Voglio proprio, cosa ne pensate? Meritava maggior sorte, miglior fortuna all'epoca? Oppure è giusto? Ripeto, tranne che in Giappone è andato molto di più a parità. E poi considerate che non è stato pubblicizzato praticamente per nulla. Let's clean up
Che cavolo, Rezna. Ti rientra veramente di classe, vedo, eh. Io ho adorato moltissimo le meccaniche. Tipo queste. Fenomenale. Vedete, ad esempio, qui potete andare a curare immediatamente i compagni. È servito. A fine battaglia i personaggi però recuperano. Ok? E qua catturate i mostri. Quindi possiamo scomporli per ottenere le merci. Tac! Queste merci ci serviranno per evolvere i Regnant, per evolvere il personaggio stesso. Allora lì si va in una zona che è meglio evitare, tipo la peste. Allora, vediamo un po' la mappa. Allora. Oh. Sì, è 360. Allora. Non abbiamo niente. Peccato. Ok, andiamo a vederla davanti. Era qui. Pietra assassina. Perfetto. Per chi ha la PlayStation 4 c'è anche il download digitale di questo. Volete inizio diretta? Oramai si trova veramente con poco, anche su PC. Hai visto? Dovresti avere un paio te. Oh cavolo! Ecco, la cosa che dovete cercare di evitare è che il mostro vi attacchi all'inizio. Lo sentite quel pif? Attaccate. Ok, abbiamo solo un mostro contro. E sciottiamolo. Non è neanche servito fa l'attacco magico. Serie di 17. Già buono. Dopo vi faccio vedere cosa succede se vi attacca il mostro, ragazzi. Ok, io sono in due gruppi. Arti mistiche e arti mistiche. Vai. Ecco, il primo gruppo è andato. Aia, aia, mortacci sua. Là. Perfetto, è questo però quello che vi dicevo. Ovvero, questo gioco, le grandi critiche negative le ha ricevute per questo, almeno. Cioè, il sistema di combattimento per molti è facile. Io gli avrei fatto provare la modalità difficile, perché vi giuro che la modalità difficile, ragazzi, è difficile. Cioè, qui la porta è sbarrata, quindi parte. Poi mi capita l'amore di questo sistema di engagement, così, che vi dà libertà anche di gioco, tra virgolette. Potete scegliere voi chi attaccare o chi. Oh mio Dio! Cazzo sono! Scorpioni maledetti! Per cosa sei preoccupato? Uè, che labbrata!
la gioca da solo Pagus, che ti devo dire? Difficile normale, difficile JRPG. E ho paura anch'io e spero che non, di non essere vivo in quel momento. Paratone. Oh, ciao Rip. Perfetto. La smontiamo, direi proprio di sì. Per ora. Scama in ora. Perfetto. E poi qua dentro non c'era nulla. E serviva solo esclusivamente per... Da di qua, giustamente. Oh, schienieri, perfetto. Quindi direi di equipaggiarli tipo... C'è un po' più di velocità. Classico con la Final Fantasy, eh. Ok. So, as you see, remnants are nothing more than evil charms meant to add to the depravity of man. Perfetto, segnatevi anche questo, ragazzi, in testa. Quindi che i genitori di lui sono scienziati dei Remnant e che qua c'è persone che odiano i Remnant. Ci troviamo e saltiamo tutti in aria quando annunciano Final Fantasy Battle Royale. Stand up and fight. The first step is here. We will strike Athlum with the hammer of justice. See our allies here, dressed as Athlumian soldiers. They will infiltrate that city of sin and cause a disturbance. E faine. Lo chiamavano Daenerys, lo chiamavano. What the heck is this? Seems like an anti-remnant activist rally. Sounds more like anti-remnant terrorist activity to me. Whatever they're planning's gotta be dangerous. Who's there? Bravissimo, maledetto. Whoa! For it is too late for these unbelievers to be saved. Anche io, sì. They can serve some purpose. A prelude to the cleansing of Athlum. We shall christen our movement with the blood of these servants of evil. Ecco. Vediamo quanti sono loro. 2, 4, 6, sono 3 squadre. I suppose there's not we can do but fight. Ha parlato. Questo effetto grafico era figo. Tre squadre, con lui centrale. Ma diciamo di seguire l'istinto, vediamo che succede. Ah, meno male, l'interferenza. Mettiamo le cose in chiaro subito. Legate alla gioventù.
Allora, andiamo a attaccare quest'altro gruppo qua giù. Poi recuperiamo vita perché sennò, ragazzi, è da ridere. Vai, il secondo è andato. Vedete, quando fate le corse, ok, cioè, eccolo qui. Attacco fulmineo, ovvero quando riesci a tagliare direttamente da una parte all'altra del campo, e facendo così riuscite quindi a fare molti danni. Ma che botta! Là, nel muso. A tutta forza e noi ricopriamo. Panzerotto della domenica. Benvenuto Nick spettacolare, complimenti. Ciao patato, benvenuto qui. Tutto bene? Anche te hai drogato di Last Remnant per caso? Vedi voi Squaresoft, a me basterebbe che Square Enix facesse più giochi stile Squaresoft. Purtroppo invece non accadrà mai più. Ora Panzerotto, tutto bene? Ok, la nostra prima missione è andata. Come vi è sembrato il sistema di combattimento e gestione in questo momento? Fattibile? Perfetto, quindi da qui è sia un save point, tra virgolette, che un modo per rispostarti. Quindi vi dà la possibilità anche di riesplorare tutti i dungeon completamente. Ok, torniamo al castello. Perfetto. Ora verrà con me il tir. Noi dobbiamo andare a ricomprare, cioè questa bestia qui, Ah, meno male. E la fama cosa diceva? Perché guarda, stavamo parlando con gli altri ragazzi, appunto. La fama cosa diceva di questo gioco? Da esterno. Allora, c'è qualcosa che ci fa fare più danno di ora? Vabbè, anche te. Allora, ora siamo a... Allora, noi ora quanti abbiamo? Esattamente. Abbiamo 19-19. Ok. La katana ci dà 23-21, però ci cala la difesa magica e fisica. Questo ci aumenta tutto, ci cala l'attacco magico. Questa cala l'attacco magico, il bastone aumenta tutto. Ah, quasi quasi mi prendo questa però, 26. Questa volta lo facciamo... Vogliamo lo scudo? Vai, santo tamarro ragazzi, sempre. Torniamo al mondo, torniamo dove dobbiamo andare ora, alle caverne. Perfetto. Oh, Old Fox, bentornato. Ezra, sei vivo? Vedete? Quello che io vi dicevo prima. Se ingaggiate prima avete un vantaggio enorme. Vai Rezna, raffle! Mi sa che Jab è andata a cena. Ho sto dubbio enorme. Grazie di essere venuto, maledetto!
io l'ho fatta esterna la soundboard. Con il join prendete patate, avanti, patatate. Fate un bel join, prendete patate da spendere nelle roulette, nelle slot. Perfetto, quindi lui andando all'attacco, attacca, giustamente. E lui è talmente grosso che occupa una squadra da solo. Fate voi quanto è grosso. Una sub? Dall'altri, 1000 patate. Beh, io veramente... Allora, loro non ti attaccheranno mai. Anzi, ecco cosa succede. Se voi gli andate pieni addosso, ha il vantaggio il nemico. Ok? E quindi guardate dove è il vostro morale, è a terra. Quindi dovete stare attenti, ovviamente, quando poi andrete più avanti nel gioco, a evitare totalmente questo tipo di comportamento. Perché soprattutto se è un boss vi sciotta. Quindi mi raccomando, chi io appena lo compri. Va bene, vai. Ci sto. Però devi raggiungerle, eh. Ah, stavo tornando indietro. Mamma mia. Ho fatto il percorso al contrario. Addio. Addio Rezna. Già. Scorpione maledetto. Vai Old, vai, tutto tuo. E ce la fai te la regalo, giuro. Come on, let's kick some ass. Ah, ho sbagliato tasto. Vedete? Lui va in fuga. Si tenta l'olin, attenzione. Oh, che bello. Vediamo cosa ci dà. Mamma mia, 41.000. Mamma mia. Attenzione, il prossimo olin potrebbe essere decisivo. O la va o la spacca. Quindi mettendovi nel mezzo, voi riuscite a prendere più avversari. Prendendo più avversari potete ovviamente fare più punti. Ok? Come on, let's kick some egg. Facendo più punti avete tante possibilità di droppare cose buone. Oh, Urran. È entrato anche lui? Oh, è che l'ho mancato. Eh no, non potrei più partecipare ai raffle. Abbiamo deciso. Abbiamo deciso con Rezna che te non potrai più fare un raffle. Non ci serve nemmeno a te. Ti toglieremo da tutti i raffle quando ci saranno. Guardate che tamarro. Sbagli anche l'attacco. Ciao Sadist Memer. Ciao, grazie mille per il follow. Mua, benvenuto. Anche te come Panzerotto, fan di Last Remnant. O hai sentito parlarne?
Ma dov'è sto coso? L'ho già visto qua giù. Grazie. Mi sentivo già morto. Ah. Mi hai trovato per il retro gaming. Boy, arte. Arte. Oh, che bello! Grazie allora, grazie del follow. Guarda, stasera siamo sul retro gaming un po' più recente. Una generazione fa. Poi tanto riporteremo altro retro gaming tranquillamente. Solo che ora mi toccherà da regalare una sub a random al nostro caro Old Fox. Lo conosci questo? Last Remnant? Ho visto, Old, dopo te li faccio. Ok. Ah, questo è quello che doveva essere Final Fantasy XV a livello, diciamo, sistema di gioco, combattimento. E poi lo pubblicarono a parte. Prodotto da un altro Toru, mi sembra si chiami Tora, produttore della Square Enix, e ha tanti punti a favore. Io ho letto 500.000, non 50.000, perché sta barando. No, non posso, Old. Cioè, sta barando. Maledetto lui. Ah, cavolo, si è parato. Sapevo che era 500. Va bene, se ti dici 50, non te la daremo. Io mi fido di Rezna. Oia, che botte qui. Ah, allora qua succederà che lui va giù. Alleato eliminato. Ok? Quindi cosa può succedere? Che non posso curarlo in questo momento. Loro ora ci attaccheranno. Guardate cosa succede, eh? Esplosi. Secondo voi, ragazzi, qual è stato l'errore? Quindi avete capito che è effetto scacchiera, giusto? Ok. E qui ci siamo arrivati tutti. Qual è stato allora l'errore? L'errore principale che mi ha portato a perdere questo punto. Ne sarà uno, vero? Me la fai a me, ma siamo sicuri? Puntare al più grosso, buon punto di vista. Io? Assolutamente buon punto di vista. Poi? Quale può essere l'altro errore? Ne ho fatti un paio. In modo che così si potesse vedere un paio di cose insieme. Oddio, è entrato un bingo addirittura. Uno è questo errore, che va sempre cercato ovviamente di evitare. L'altro è questo, se io sono a 118 come prima, per quale motivo non mi devo curare?
Parto per primo, mi curo. Cosa che prima non ho fatto. E poi non ho fatto le coperture come ora, ad esempio. Give it your best, boys. ma avevo letto 500.000, caro mio, Vai, terzo turno. Mazzata fra capo e collo e noi ci curiamo. Attacco fulmineo. Attenzione. Guardate questo attacco, ribalta la situazione. Andate a vedere, Cosa fanno? Fanno l'attacco più potente. Semplicemente cercano appunto di ribaltare la situazione. Se però, ed è un gran però, non azzeccate il momento esatto in cui ribaltare la situazione, anzi perdete l'attacco, il vostro morale va a terra totalmente, quindi farete meno danni in assoluto. Come avevate detto giustamente all'inizio, è una scacchiera. Immaginatevi una scacchiera pura e la avete. Bravo, anch'io che avevi capito il primo errore. Ok, torniamo alla città. Ipoteticamente potete passare qui altre 10 minuti a farmare, però avrete sempre meno mostri, quindi diventa quasi. Ok, torniamo al castello. Allora Panzerotto, stai rispecchiando le tue aspettative? Amore. While we were fighting beastmen, those fiends were doing as they pleased. We are already looking into this, Lord David. You should not trouble yourself further. More importantly, we have learned of something else similarly troubling. Multiple sources. Però come hai visto, qui è istantaneo, cioè in due turni ho perso. In altri puoi cercare sempre di salvarti. Poi essendo una TB tradizionale, per cui lì in due turni istanti. The light could have been luminescence from the Valeria heart, or the gay bulb reflected on the clouds. Ah, but the Valeria heart and the gay bulb are bound. Ciao Monco! Eh sì. A quanto pare sì. Sadist Memer, sei ancora qui? Donna Pagus, veramente. Allora ragazzi, questa sarà la vera prima missione non tutorial. Ok? È da ride. Adesso abbiamo un'ora di clamorose botte praticamente per la gioia di Kyo. No other possibility makes sense. Now we're up against a group that has its hands on an unknown remnant. Choose your battles with discretion. Retrieving Arena is top priority. Yes, my lord. Don't sweat it, Dave. We're the good guys. Tanto tamarro. Perfetto. Ora
guardate cosa succede. Allora, qua voi avete questo gruppo, ok? Al momento non potete splittarli, ok? Quando potete splittarli, fa... Ci vado subito. Dovrebbe essere qui, mi sembra. Non so se è già attivo. No, ancora non è attivo. Allora, spero di arrivarci. Se no, se di, quando vai via, se vai via prima di aprire la diretta e non ci sono arrivato, te lo dico. Che mi sa che è un terzo sblocco. Che lo venga a dire in questa chat. Allora, qua non possiamo prendere nulla. Vedete che qui è tutto ancora chiuso. Allora, anello, braccialetto, cinque. Quanti slot abbiamo ancora? Altro accessorio, bene. Direi di aumentare la forza. Va bene, Old. Dopo te la mando, non sto scherzando. Dopo te la faccio subito. Dimmi in chat, amici, così mi rimane. Ah, questa ambientazione è molto bella. Bello è sto potere. Allora, cosa fa questo? Rallenta il tempo. Quindi il mostro ovviamente rallenta. Allora, questo è un gruppo di guerrieri e questo è un gruppo di maghi. Ah, saga delle mazzate. Ah, sbagliato. Allora, in un turno abbiamo preso la prima botta. Due presi, bene. Esagerato, Old. In realtà sono quattro, boia. Rip.
e uno è andato. Ah, brutto laterale così. E ci intercettano pure, maledetti loro. No, ci si fa ancora. Sacre mazzate e andare. Ah, un bel laterale come Dio comanda. E qua riuscite a fare serie molto lunghe, quindi espate a maniera devastante. Vediamo cosa ci dà qui. A un certo punto ovviamente arriverete a un livello talmente alto che questi buttano giù la spada e quindi potete combatterli. Era veramente easy. Che cavolo sono, te? All'attacco dritto. Brezza è andato un fallimento. Ah, da là, che uomo. Eh no, di fila un lupo e fa, devi aspettare un attimino. Ah, vediamo cosa succede ora. Qua sta ricaricando Isho. Due orde. Sì, direi di dividerci così. Bella, nel capo proprio. Ah, ho sbagliato. Eri sbagliato, sono... Quando faccio così mini da solo, eh? Ehi, non ce l'ha. Nuova classe, combattente esperto. Vi direte cosa vuol dire? Allora, semplicemente aumentano i tipi di attacchi. Molto molto semplicemente. Isho. Va bene. Mi fido, eh. Domani sera devi farlo, allora. È bella Tamara la musica degli incontri, garba da morire. Questi sono qua vicini. Arti guerriere, seguite l'istinto, vai. Ho sbagliato, stavo leggendo. Maledetto. Da, e questi sono andati, ora attaccano loro però. Sciottiamoli. Come troppo lento. Ah.
patto diabolico 2, cioè qui ormai stiamo arrivando. Però come vedete vi stanno facendo ezpare tanto. Cosa vuol dire ezpare tanto in un JRPG? Vediamo chi si ricorda la lezioncina. Ah, vieni qui. Ole! La regola dovrei pigliare uno stonfo di Ezp, se non muoio. Mamma mia, quanti sono. Mi sa che ho fatto la puttanata del giorno. Mi sa che questa serie di 24, ragazzi, finirà. Ah, brutta. Eccola. Alla botta. Meno male sta in attesa. Laterale? No. Dai, c'è andata bene. Nessun laterale. Vedete, poi se fate perfetti colpi maestri aumenta il danno che andate a fare. Quindi quando poi arrivate a questo è la sassata definitiva. Tanto aumenta tutto. Ma sì. Qua regola abbiamo fatto tutto. Quindi loro ora qui saranno molto più lenti a rispondere all'attacco. Ok? Molto semplice. Questa, se potete, attivatela sempre. Ci sono delle cose in alto. Quando iniziate l'incontro, non ve le ho mostrate. Che bello. Scomponiamolo. Certo, per ora. C'è un altro. Che bello. Abbiamo tipo droppato il mondo che ci farà utile poi. Là. Attacco ninja alle spalle. Sì, vedete questo qui, modalità turbo e le impostazioni delle opzioni critiche. Quindi potete mettere anche automatico, come vi torna più comodo, almeno per imparare i primi tempi, che non vi verrà veramente in nessuna maniera mentalmente stabile all'inizio. E cartone nel muso. Ah, sbagliato. Vabbè, bentornato, patato. Ma andate un po' avanti, da quando sei andato via te. Giusto quelle un po' di missioni. Ok, abbiamo vantaggio noi. Perfetto. Guarda là, guarda là, guarda là, guarda là. No, teniamocelo, prendo poi il mostro. Mua, ciao Manco, ciao, buonanotte, allora ripigliati, eh. Quindi andando qui, ora al momento non ci serve. Noi continuiamo il nostro ciclo di ESP. La 3. Fammi uno shoutout a Monco, veloce. Come.
sbagliato. Grazie mille, Giabba. No, 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 no. Maledetto pecorone è venuto male. Che poi c'era un mostro in Final Fantasy X fatto così, non mi ricordo come si chiamava però. Me l'hai fatta arrabbiare. Ti spara un 700 pulito. Là. Coyote? Sì, purtroppo sta old. Vai, smontiamo il Divine. Ma c'è altro? Oh sì. Show. Ok, partiamo. Don il groppone. È troppo veloce lei. La riesco ancora a controllare. Old modern il linguaggio. Cosa fa? È impazzito. E scomponiamolo. Povero Jabba. Ma qui si entra, no? Voglio continuare a esplorare un altro pochino. Ho paura di cosa però ci sia esplorando. Povero Rezna. Rekt. This was once a prosperous town. It was centered around the remnant of peace, the rubber soul. Was there a war? No. The one the remnant was bound to passed away. The world is filled with countless remnants. No two look alike or share the same power. However, they all have one thing in common. Sì, sì, Pagus 2. And that is... devastante, veramente. When a remnant is not bound to a soul, it calls forth disastrous misfortune. This calamity... Bella domanda, Jabba. Shh, hide yourselves. Il più piccolo, sì. I see them, two men. Dark-haired little girl. Ecco il pirla. Tidus in confronto è arte. This must be our cue. No, Old, non si può. Faina tibetana sto ragazzo. Sì, sì, lui è Tidus.
hai scatenato la puttanata definitiva. Qua, un amore. Sconfiggi il nemico, da là. Della serie, da chi pigliamo le botte per primo? Male siamo passate, cacchio! E dai! Oh, bello il rivaluta, fa più danno. Ah. Però stavolta abbiamo ottenuto un vantaggio. Quanto è tamarro però con le due armi. ma ora... Ormai abbiamo il bestione che ci aumenta vita, se no... Ah, i punti vita sono complessivi del party, se non l'avresti ancora capito. E ovviamente... Allora... Questa cosa... No, puliamo qui prima, vai. Osso? Ha tirato un osso nel muso. Essendo cumulativi, quindi punti vita, più uno dei vostri personaggi ha punti vita alti, più danni fate. Ovviamente, solitamente, sono loro che hanno i punti vita della vita. E Pagus ha tipo 200 HP in realtà. Ma io lui come lo attacco? Attacco mistico? Andano misciotti. Perché ho paura sia veramente grosso. Oh! E lui è andato. E lui è andato. Vai, scintilla 2. Sta ancora in piedi. La forza. Curateli, instant. No, ci sciottano. Ah. Vai, quadrilama. E anche il boss è andato. Vai Rezna! Androvora, che cacchio! Oh. Sì, guarda, io ho l'ultima mezz'ora più o meno. E poi abbiamo il Kyo che se lo va a comprare subito. Who could be behind all this? We do not know enough at this point. Verily, this situation is more complex than we'd imagined. Yes, we should postpone any course of action until we know more. Ecco. What about Arena? Should I just keep my fingers crossed? We are not dealing with an ordinary foe. Ecco. A well-researched plan is essential. Sì. Ogni volta che apre bocca si umilia, è bellissimo. Torgal is correct. We are dealing with forces that control a remnant not even the Academy knows about. Jumping to conclusions will only place Arthlem in danger. Ecco. You must understand my position, Rush. Kyo, ci sei? Sei vivo? Where are you going? To find Arena, obviously. You know how the people of Athlum are the most important things in your life. Well, Arena's the most important thing in mine. Come fiero.
Well, thanks for the help along the way. Dilla ch'io. Alone from here. Lord David, we still know nothing about his talisman. Perhaps we should have stopped him. Perhaps. I am aware that we need more power, as the Gaybog and Valeria Heart won't suffice. The future of Athnum is at stake here. Ma non ci credo. Ma davvero ch'io? Su cosa? PS4? Allora è questa versione qui che stai vedendo, quale identica, con già tutti i DLC già sbloccati. All'epoca non erano DLC, erano espansioni, ne fecero una, però c'era dentro. Rush is dead. Eh sì, volte. Top, proprio, guarda. No. Stop mourning the dead and eat your meal. You are vital to him. You should be honored. Following the Lord's orders, as you should follow mine. Fine, then give me some real orders. I'm sick of being a damn babysitter. Quel padre Maron è il villain principale. As you wish. Let us go forth to the next remnant. Ok, siamo tornati alla città. Ok, quadro degli unioni. Che è questo? Ora al momento, vedete, qua parte la scacchiera vera e propria. Guardate che bella. Quindi qua potete scegliere anche la disposizione e cambieranno la velocità, l'attacco, l'attacco magico e via dicendo. Siete proprio liberi di farlo. E questo sarà uno dei punti focali, ok, che dovrete da dover affrontare. Oh, Kyo, ci sei? Qua, tutti i giochi da tavolo. A regola ora. Oh. Guarda un po'. Cosa ti ricorda di Final Fantasy? Vale.
Hai voglia, Jabba. Questo solo quei 600 km così. E ti dirò un'altra cosa. Questo è solo una parte. L'altra parte è identica a un Final Fantasy. Identica, eh. Allora. Ah, se te lo sei te. Vai tranquillo. Leave it to me. In Final Fantasy 10 e nel 12 hai questo tipo di missioni. In più qua, come nel 12, hai le missioni, le mostre. Vai, facciamo questa, ragazzi, e poi si stacca, eh? Siamo tutti dei Reds, no? Allora, unione ospite vuol dire che questa unione potremmo gestirla al 100%, ok? Appunto, è ospite. Let's do this. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Anzi, è forse il pezzo meglio del gioco alla fine. Là. Alcuni non ci sono neanche nelle guide ufficiali. Li sono dovuti trovare all'epoca su GameFAQs, ben potere. Perfetto, vedi? Altra cosa, le varie unità, ok? Ti diranno, guarda che io voglio quello. Quindi puoi dire sì o no, ok? Quindi lo vedi, boh, li può servire per upgradare qualcosa e lo farà in autonomia totale. Altra cosa molto, molto bella. Ad
Sarà in fondo di qua o di là? Hai visto? Io prima gli ho scelto la freccia e lui giustamente rimane a forma di freccia. Quindi mantengono anche i vari portamenti che te li dai. Proprio uno qui diventa uno strategico punto dei combattimenti. Secondo me, ripeto, con questo gioco hanno fatto un capolavoro. Secondo me, poi io non ci capisco nulla, quindi a detta di molti. Ma mi rimane un capolavoro. Non compreso. È un gigante così che ha paura di tre pantegane. Poi, man mano che crescete, troverete anche altri personaggi in coppia a voi, sempre più forti. Stavo parlando, mi sono distratto, so dirla. Quindi, ovvio, ora abbiamo loro che sono piccolini, a livello basso, devono andare a crescere. Poi arriveranno delle cose devastanti, man mano che giocate. Lui di cattiveria. Là, ripristiniamo i punti vitali, mi sta tranquillo, lui ci attacca laterale. Liscio. E lui di cattiveria, pa. Rip. Quasi quasi questo video lo carico anche sul canale YouTube, perché veramente secondo me merita questo gioco di essere visto. Ale, quindi ora noi possiamo reclutare anche lui. Questa è una cosa fondamentale da imparare. Aiutare i vari personaggi nelle quest li sblocca anche come personaggi poi da poter prendere. Penso che lui costerà un'ira di posto dubbio, però vediamo. Sì, 2008. Allora salviamo. Preso tasto, accidenti a me. Qua poi potete andare a esplorare e via dicendo, comunque. Dopo parte tutta la parte là. Ovviamente ogni volta che vi spostate salva in automatico, Allora. Ok, ragazzi. Ok. Abbiamo chiuso il gioco.
Bene, allora io direi di andiamo a salutare Rezna, ci facciamo un salto al volo. Allora, allora Kyo, io spero ti sia piaciuto, l'ho portato soprattutto perché sapevo che te eri infognato tantissimo con Final Fantasy e questo mi sembra forse uno dei punti più alti recenti di Final Fantasy o comunque della Square Enix di per sé. Quindi io sinceramente lo trovo uno dei migliori giochi che abbiano mai tirato fuori. Detto questo, io bimbi vi saluto, domani sera serata Mass Effect, si ritorna sui nostri classici e quindi, cari miei, io vi auguro buonanotte. E mi raccomando, salutate Rezna con un ciao patato. Ok ragazzi? Fate a modo, ci vediamo domani. Seguite il ride. Ciao!